Un derby di quelli da vincere a tutti i costi. La vittoria del Benevento, di misura, sul Foggia nell'anticipo di sabato sera del turno spezzatino in Serie C, ha acceso la vigilia della gara del Menti, dove questa sera, inizio alle 20:30, arriva la Casertana, prima a battere la capolista Juve Stabia quest'anno. Una gara ben diversa da quella dell'andata, ha ribadito in conferenza stampa il tecnico sabbiese Guido Pagliuca. Un Menti da tutto esaurito dopo i 4.500 spettatori con la Turris aperto ad oltre 300 tifosi provenienti da Caserta. Tutti disponibili, fatta eccezione per la rosa ed il dubbio di Piero Bon, le indicazioni della vigilia porterebbero ad una conferma per 10 undicesimi della squadra che ha battuto nell'ultimo turno i Corallini. Unica novità dunque in difesa con rientro di Bellic, che ha scontato un turno di squalifica al fianco di Andreoni, Bachini e Mignanelli. A centrocampo conferma Pelmeli e Buglio e Leone. In attacco Mossi dovrebbe essere preferito a Piovanello e Piscopo come rifinitore alle spalle di Adorante e Candellone. Quanto alla Casertana, Cangelosi sa bene quanto sia importante il derby. I falchetti hanno anche loro messo da parte il cappello di Avellino, battendo un Brindisi in crisi e sempre più ultimi in classifica. Anche in questo caso non è stato facile, perché il pareggio dei Pugliesi a pochi minuti dalla fine aveva rimesso tutto in discussione. Ci ha pensato poi Rovaglia con un guizzo a siglare il 2-1 finale, che vale la 12ª vittoria stagionale. Rispetto al derby del Pinto sarà tutto diverso. La Juve Stabia ha aggiunto un altrettanto dei grandi numeri. Due assenze di un video per il tecnico rossoblu. Rovetti e Toscano non saranno della partita, mentre restano da valutare le condizioni di Montalto, ferma ai box da tempo. La gara di questa sera vale un campionato.